Il video è puro titolo informativo, non mi assumo nessuna responsabilità su quello che potrebbe accadere. Buona visione. Beh, questa pistola l'abbiamo costruita veramente con poco. Guardate il tutorial. Bene ragazzi, per questo progetto avremo bisogno di una bacchetta delle tende, che costa diciamo 1,50 euro, non di più, delle vitine, magari un autoforante, delle viti così da 7, diametro 7, che entrino lì, un altro 1,50 euro, e delle molle, meglio se in acciaio armonico, che costa 1 euro, e delle tavolette di legno, anche sempre questo 1,50 euro, il brico, il self. Procediamo con il lavoro. Bene, per cominciare prendiamo la nostra canna e da questa parte qua facciamo un bel taglio per avere la carica. Bene, fatto il taglio, dobbiamo inventare un meccanismo che faccia questo lavoro qua. Si possono usare, in questo caso il tubo è da 8, questo qua, questo filetto qua è da 7, da mettere davanti alla molla per dare il colpo al pallino. Potremmo usare una cosa del genere. Io ho trovato questo qua, che è un pezzo di un mobile, che va molto bene. Userò questo e gli dobbiamo fare un meccanismo di riaggancio, perché dopo lo dobbiamo riagganciare. Quindi andiamo a fare un buco qua, ad avvitare questo in questa posizione e metterlo dentro la nostra canna. Bene, ho messo il perno, alla fine ho optato per una vite autoforante, sono passato dall'altra parte e adesso andremo a tagliare quest'ultimo pezzo qua, così non darà più fastidio nella nostra canna. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through, if you believe it. Bene ragazzi, allora ho messo una vite al contrario qua, in questa maniera, fissato con poi la colla a caldo per avere una base per la nostra molla. Io metterò questa molla qua molto potente di acciaio armonico, quindi andiamo a montarla. Mettiamo il nostro sblocco. Bene, fatto il nostro meccanismo di lancio, ora sono andato a disegnare un calcio di pistola su questo legno. La bacchetta l'ho già tagliata a misura.
Ora andiamo a tagliarci il nostro calcio. Andiamo a fare un piccolo scavo qua per inglobare questa canna. Quindi facciamo tanti piccoli buchi e poi facciamo lo scavo. Bene, allora ho fatto tutto lo scavo fino al fondo per incassare la nostra bacchettina. E ho fatto anche il tagliettino qua per avere lo sgancio. Inoltre, da un altro pezzo di legno ho tagliato questo coperchio, ve lo andremo a mettere sopra, facendo tutto il taglio per lo scorrimento. Qui abbiamo il caricamento rapido del pallino, abbiamo levigato tutta la pistola in maniera che sia più confortevole e più bella da vedersi. Qua ci sono i buchi perché fisseremo con delle fascette la nostra canna di pistola. Ebbene, adesso monto tutto. Bene, dopo aver messo il coperchio alla nostra pistola e fatto anche un fondo dietro, ho recuperato da un vecchio Walkman questa staffetta che è perfetta per fare da grilletto. Praticamente io tirerò il grilletto, scatterà la molla e partirà il proiettile, avvitato con una vite. Ora possiamo passare alla verniciatura. Vi faccio vedere un caricamento, si tira indietro il grilletto, si tira il pezzo fino qua e si va a mettere il piombino. E siamo pronti per sparare. Anche la lunga distanza va molto bene. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, ricordate di mettere mi piace e iscrivervi. Alla prossima!